Signori, bentornati e bentornato a Ultimate Admiral Dreadnoughts. Bentornato perché, come sapete, c'è una playlist su questo canale in cui vi porto un bel po' delle missioni della Naval Academy, che è il tutorial del gioco, se vogliamo. Questo gioco quindi è stato presente sul canale anche per tanto, quasi durata un anno quella serie, ma poi l'ho dovuta abbandonare, dovuta perché un bel giorno, con una patch, non ricordo neanche quale, ci siamo ritrovati con la nave all'Academy completamente svuotata delle missioni completate. Ora, il problema è che la nave all'Academy ha le missioni in sequenza, come vedete, e per sbloccare le successive devi aver fatto le precedenti. E sinceramente rifare le vecchie missioni non è mai stato nei miei desideri, quindi la Naval Academy l'abbiamo chiusa lì. Poi ho riportato Ultimate Admiral anche su Twitch, che per chi mi segue anche lì lo sa, campagna giapponese partita dal 1890, siamo arrivati più o meno agli anni 20 e poi nuova patch, nuovo wipeout e la campagna è sparita e quindi l'ho droppato, però mi manca, ok? Quindi facciamo una cosa. Giochiamo con questa patch. E questa patch sarà per tutta la serie. Quindi, patch 1506 Live Oxt, Ops, Opt, insomma, quella roba lì che vedete in basso a destra. Opt 4. Questa è la patch che usiamo adesso e che useremo per tutta la serie. L'ho salvata da parte, quindi questa, qualunque patch ci sarà, continuerà a funzionare. Quindi, nuova campagna. E direi che, siccome è un nuovo inizio, e in realtà li ho giocati pochissimo, sono una brutta persona, lo so, ma direi che come nazione sceglierei l'Impero Italiano. Come da tradizione, partiamo col 1890, quindi le prime puntate saranno molto lente, e non solo le puntate. Difficoltà normale, mi sembra giusto. La I degli opponenti storica, ma quasi quasi io metterei random, per non sapere bene cosa aspettarci. Le fleet assolutamente non autogenerate e i design condivisi li mettiamo off. Quindi direi che siamo pronti per andare ad iniziare una campagna con l'Impero Italiano su Ultimate Admiral Dreadnoughts. La mia idea è quella di portarvi dei video comunque editati, quindi cercare di tagliare i tempi morti, vuol dire sicuramente saltare ai momenti più salienti delle campagne, e questo però inevitabilmente mi porterà a non sapere con precisione adesso quanto saranno lunghi i singoli video. Comunque, la generazione delle flotte nemiche è completata, siamo pronti per partire e vediamo un po' l'Impero Italiano. Allora, la prima cosa che noto è che hanno ridotto il numero di porti, che da un certo punto di vista può anche far piacere. Abbiamo le colonie in Africa, che in realtà hanno solo due porti, Mogadiscio e Massawa. Allora, un'occhiata veloce ai porti e direi che il porto più grande è La Spezia, con 126.000 tonnellate, seguito da Livorno con 100.000 e Gaeta con 95.000. Quindi direi, scegliamo uno o due porti in cui schierare la flotta più importante, e potrebbe essere addirittura proprio La Spezia, e poi magari distribuiamo qualche unità più piccola e leggera nel resto del territorio. Se andiamo qua sulle colonie africane, c'è veramente poco spazio nei porti, 2000 tonnellate a Massawa e soltanto 1225 tonnellate a Mogadiscio, quindi quasi quasi addirittura neanche presidiarli o qua. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Ship design, nuovo design. Ok, ecco qui le nostre prime navi. Sono terrificanti, non hanno praticamente nessun avanzamento tecnologico. Abbiamo la corazzata, che è classe Mascagni, ha due torrette binate da 254 mm e un po' di secondarie da 76 mm. Velocità 16 nodi e 9,
un dislocamento di 9.399 tonnellate. A questa penso di associare dei gruppi di cruiser leggerissimi che faranno il lavoro dei DD. Non abbiamo ancora a disposizione lo scafo per il DD vero e proprio, allora ho tirato fuori questi light cruiser da 1000 tonnellate più o meno, armati con una decina di cannoncini da 102 mm. Una velocità decente, niente di eccezionale, 18 nodi e 6 ovviamente, che appunto si accompagneranno a, nella mia idea di task force, a questi cruiser leggero di classe Ovidio da 3000 tonnellate, armati con due torrette singole da 152 mm e 8 singole da 102 mm. Questo è l'armamento principale di questi cruiser leggeri. Poi, come navi che possano operare un pochino più isolate e in autonomia, quasi come se fossero dei battle cruiser o dei raiders, ovviamente non lo sono, sono terrificanti, però abbiamo la classe Ferraris, che sono cruiser pesanti da 3.443 tonnellate, con una velocità massima di 16 nodi, e che montano una torre binata da 203 mm a prua e una torre binata da 178 mm a poppa e un po' di secondarie, soprattutto in casamatta, sparse qua e là. Queste sono le navi con cui partiremo. Quindi direi classe Mascagni, ne costruiamo 4. Poi, classe Ovidio, ne costruiamo 2 per ogni corazzata, se riusciamo, quindi 8. Classe Marco Aurelio, direi anche 12. O 16, troppe, ok. No, allora rimangono, facciamo 8 anche loro, e tutto quello che resta va di classe Ferraris. Vediamo qua, una. Va bene, e questo è quanto, perfetto, le distribuiamo. Allora, 2 classe Mascagni le mettiamo sicuramente alla Spezia, va. Le altre 2 le mettiamo invece a Gaeta. Ottimo. Questo singolo classe Ferraris lo mettiamo da solo ad Ancona. Lui coproteggerà, proteggerà per modo di dire tutto il mare Adriatico. Eh? Perfetto. E siamo pronti a iniziare la nostra campagna. Direi quindi che per il momento possiamo iniziare a far scorrere un po' di tempo per arrivare ad avere almeno un po' di tecnologia migliorata, e a quel punto magari cominceremo a considerare magari l'eventualità di una guerra, ma per il momento è molto molto prematuro. Andiamo avanti. Maggio 1890, la Romania segna un trattato di pace con l'Italia e l'impero austro-ungarico ci provoca un pochino. Sì, evidentemente la nostra prima sfida sarà l'Austria. Mi sembra anche ragionevole. Quello che dobbiamo fare sicuramente è allargare il cantiere navale, perché 9.500 tonnellate sono decisamente troppo poche. Luglio 1890 abbiamo finalmente i Mark II di calibro 228.6 mm e la Romania ci chiede di costruirgli una corazzata di classe Mascagni. In realtà potremmo farlo, ci richiederà un po' di risorse, ma alla fine dovrebbe ripagarci in termini di denaro accumulato, quindi la vendita della corazzata dovrebbe essere abbastanza remunerativa. Direi ci proviamo, una sola corazzata va bene. E finalmente nel settembre del 1890 abbiamo il rangefinder stereoscopico di livello 1. Ok,
direi che è il momento di tornare sulle nostre navi e dargli un po' di amore con almeno il rangefinder, e poi potremo diventare un pochino più aggressivi. Non troppo, ma un pochino sì. Ship design, andiamo a rifittare tutte le quattro classi di navi che abbiamo. Quindi la classe Mascagni, semplicemente le diamo il rangefinder, manteniamo le torrette Mark 1, ancora non abbiamo il Mark 2 di questo calibro. Anche la classe Ovidio in realtà come miglioramento riceve soltanto il rangefinder, e per bilanciarla l'abbiamo dovuto un pochino alleggerire nella corazzatura della sovrastruttura, ma giusto di una tacchetta. Quindi è un cruiser leggero, rimane leggerissimo. Stesso trattamento per la classe Ferraris, che oggettivamente è un disastro di cruiser, però questo riusciamo a costruire al momento. E infine anche il Marco Aurelio, stesso trattamento anche lui, riceve semplicemente il rangefinder stereoscopico. Abbiamo fatto, possiamo tornare nella nostra schermata normale e procedere a impostare le fitte di tutta la flotta. Partirei dalle navi in realtà meno costose, perché al momento noi stiamo ancora costruendo la corazzata per la Romania. Quindi rifitterei i cruiser leggeri, quindi facciamo 4 cruiser leggeri alla volta, aggiustiamo un attimino le spese qui perché comunque è più costoso di quello che ci possiamo permettere, e andiamo avanti. Dicembre 1890, abbiamo una decisione da prendere davanti. Several of our country built shipping industries are constructing warships for third countries. What is your opinion? Allora, vediamo un po' che cosa ci dà in realtà. Qui aumenta il GDP, che è, credo, all'inizio della partita la cosa più importante da portare avanti. Quello aumenta meno e qui aumenta il naval prestige. Però io direi che al momento ci permettiamo, anche se aumenta un po' l'unrest, ma di gustare un po' il GDP. Siamo l'Italia, non siamo grandi, quindi mi sembra una buona idea andare avanti e potenziare un po' l'economia. E finalmente nel giugno del 1891 abbiamo completato la nostra operazione di refitting e abbiamo una nuova decisione da prendere. Quindi durante un'esercitazione navale una nostra corazzata ha subito un serio danno al motore, quindi dobbiamo rispondere ai giornalisti che ci chiedono che cosa comporta. Allora, potremmo dare la colpa del tutto alla produzione tedesca, quindi ci hanno fornito dei motori scadenti. Questo però abbassa il GDP, quindi abbiamo detto prima non è una buona idea per il momento. Questo abbassa il GDP un pochino meno, e questo immagino non abbassi per niente il GDP, qui ci riduce il naval prestige, non è un incidente serio. Perfetto, quindi giugno 1891 abbiamo completato la nostra operazione di refit, direi che possiamo anche iniziare a dar un po' fastidio diplomaticamente all'Austria-Ungheria. E quindi incrementiamo un po' la tensione, ci vogliono molto bene, quindi non è una grande idea, però è la prima contro cui mi sento di andare contro. È piccola relativamente, quindi è comparabile come forze alla nostra flotta, e non ha colonie, quindi non ci impegna su territori lontani dalla madrepatria, visto che le nostre navi hanno un'autonomia a dir poco terrificante. E quindi piano piano iniziamo a dargli fastidio, trattarli male, almeno diplomaticamente, sperando che poi alla fine questo porti anche a qualcosa di più. Dicembre 1891 abbiamo un'altra delle nostre decisioni. Secondo il Ministero delle Finanze abbiamo bisogno di più destroyer, ma tra l'altro è una classe che non possiamo ancora costruire. Ho deciso di non costruire torpedo bot perché sono relativamente inutili, sono molto imprecise con i cannoni, i siluri sono talmente corti che è come se non ci fossero, e quindi sono uno spreco di risorse secondo me a questo punto del gioco. Però il Ministero delle Finanze ci chiederebbe di avere più destroyers. Sinceramente non sono d'accordo, e quindi diciamo che è meglio che non interferiscano. Tra l'altro questo ci aumenta il prestigio che stava scendendo per gli eventi negativi
dell'aumento della tensione con l'Austria. Febbraio 1892, andiamo a una fiera internazionale delle armi e i giornalisti ci chiedono le nostre impressioni. Meno 3, le relazioni con l'impero austro-ungarico, e questo va nella direzione che avrei scelto di seguire. Qui ci dà dei fondi, ma aumenta il malcontento. Questo diminuisce il malcontento e aumenta il naval prestige. Continua a essere sotto zero. Beh, naval prestige più 4 e le relazioni con l'impero austro-ungarico meno 3, mi sembra chiaro. Aprile 1892. L'impero austro-ungarico ci presenta un ultimatum chiedendo l'estradizione di disertori. Come possiamo metterli ancora più contro di noi? Vedo un bel meno 7 alle relazioni, tra l'altro aumenta il prestigio e diminuisce il malcontento. Ottimo, è la nostra strada. Quindi praticamente ciao ciao impero austro-ungarico, non ti daremo soddisfazione. Molto bene. Luglio del 1892, siamo finalmente pronti con il nostro cantiere navale allargato ed è quindi il caso, visto che stiamo continuando ad aumentare le tensioni con l'Austria-Ungheria, andare uno a rivedere le nostre corazzate, quindi a progettare direttamente una corazzata un pochino più importante, fatta meglio rispetto alla nostra povera classe Mascagni. Ed eventualmente direi pensiamo anche a un cruiser pesante, perché in realtà abbiamo la classe Ferraris che è terribile, veramente terribile, e non solo, ne abbiamo una sola. Sì, in particolare è ancorata, il Ferraris ad Ancona, ed è l'unico difensore dell'Adriatico al momento, quindi non è proprio il massimo. Andiamo, nuovo design, subito. Eccoci qui con la classe Donizetti. Una signorina da 13.204 tonnellate che monta due torrette minate da 330. Sono appena state ricercate, fresche fresche. Saranno particolarmente imprecise, però speriamo di poterle refittare prima o poi. Poi ha 16 singole in casamatta da 102 mm che per questo livello possono andare benissimo per gestire le torpedo bot che si avvicinano troppo. Ancora due singole da 102 mm sul ponte e tre singole da 76 mm a poppa. La velocità massima è lentissima, 15 nodi e 5, ma l'efficienza del motore non è male, e l'autonomia massima sono 8.760 km. Dopodiché andiamo appunto a vedere se possiamo fare tirar fuori dal cilindro un cruiser un pochino diverso dal povero Ferraris che abbiamo progettato all'inizio. E dal cilindro purtroppo tiriamo fuori qualcosa di forse ancora più brutto. Continuiamo ad andare a una velocità terrificante, 16 nodi, che è quasi il minimo. Abbiamo aumentato un po' il dislocamento e questo ci ha permesso di montare, però, e questo spero che renda un pochino migliore del Ferraris il Borelli, questi cannoni Mark II. Sono gli unici cannoni di tipo Mark II che abbiamo a disposizione al momento. Sono dei 229 mm, quindi un calibro maggiore rispetto a quello che monta il Ferraris, però allo stesso tempo, montando questo calibro immenso per questo cruiser, se guardate sono più grandi i cannoni quasi di tutto il resto che monta sulla sovrastruttura, ecco, abbiamo un'armatura che praticamente non è pervenuta. Messa insieme a una velocità terrificante, ho veramente delle pessime vibes su questi cruiser. Però a questo livello è quello che ci passa il convento, quindi proviamo ad andare avanti col Borelli. Direi che ne costruiamo forse un paio se riusciamo e li andiamo a mettere nell'Adriatico. Febbraio 1893. La maggioranza dei parlamentari chiedono un'azione immediata contro l'impero austro-ungarico. Ci danno un bel po' di fondi e del prestigio, un po' di unrest che possiamo gestire. Qui mitighiamo un po' la cosa e qui diciamo che siamo tutti felici e contenti con l'impero austro-ungarico. No, andiamo. Il gioco ci segue nella mia idea, quindi andiamo. E guarda, febbraio 1893, Coincidence Rangefinder 1. Molto molto bene. Aprile 1893. Un partito politico che ha appena vinto la maggioranza in Parlamento chiede una riduzione del finanziamento della flotta.
vediamo che cosa comporta. Questo ci dà una mano nella mia direzione a aumentare la tensione con l'impero austro-ungarico. Qui aumenta il GDP. Qui aumenta il GDP ancora meglio. Ah, riduce il naval budget un po', ma il 2% me lo posso gestire. La cosa che mi preoccupa di più è quel naval prestige che scenderà a meno 9. Però riduce anche il malcontento. No, va bene, siamo d'accordo, va bene. Dicembre 1893, la nostra Donizetti è finalmente pronta. Ho fatto rientrare i cruiser in porto per unirli a lei e adesso escono e intercettano questa flotta austro-ungarica. La situazione politica con l'Austria-Ungheria è tesa, siamo ancora al 72% o meno. Vediamo. Marzo 1894. Allora, la situazione politica è questa: l'Austria-Ungheria è a meno 85 con le relazioni con noi, che noi continuiamo ad aumentare. Abbiamo la possibilità di costruire, o almeno di montare su alcune navi, le mine. Non ho ancora delle navi posamine, non ho ancora dei cruiser pesanti decenti, quindi mi sto aspettando di avere degli scafi decenti per i cruiser, per costruire un cruiser che si possa definire un cruiser pesante. Però quasi quasi mi sa che è giunto il momento di non tanto refittare i vecchi cruiser leggeri, ma quasi quasi andare a preparare un cruiser leggero che sia abbastanza piccolo ma fastidioso, nel senso che abbia le mine a bordo. Vediamo che cosa tiriamo fuori per un cruiser leggero posamine. Ed eccolo qui il nostro cruiser leggerissimo, classe stampa, monta 4 127 mm, 2 102 mm, essenzialmente non ha niente di speciale. Negli scontri con le navi di superficie sicuramente soffrirà tantissimo, però ha le mine. E di classe stampa ne costruiamo 4 per adesso e li andiamo a mettere ad Ancona, Bari, Taranto e direi Messina. Difendiamo la zona a sud dell'Italia per adesso con queste mine. Gennaio 1895. Le nostre aziende vogliono della protezione, delle restrizioni contro l'Austria-Ungheria. Qui abbiamo un po' di naval funds che possiamo spendere perché riduce tantissimo la... ci porta a meno 100 le relazioni con l'Austria-Ungheria. E sapete cosa? Facciamolo, perché secondo me dopo questa cosa scoppia sicuramente una guerra. Vediamo un po' se ho ragione. Ci rincariamo la dose. Durante una visita in Austria-Ungheria il nostro ministro delle finanze è stato ucciso. Ah, dannazione Austria-Ungheria. Io direi che la cosa qui non va mica per niente bene. Sì, decisamente. Facciamo una protesta diplomatica e aumentiamo le nostre forze militari sulle coste dell'Austria-Ungheria. E vediamo cosa succede. No? Ah, ero quasi convinto, sapete? Ero quasi convinto. Vediamo un po' com'è la situazione adesso. Ma meno 99. Una scintillina e l'Austria-Ungheria ci dichiara guerra. E noi la scintillina ce la mettiamo. Ed eccola qui. L'Austria-Ungheria ci manda un ultimatum chiedendo di ritirare la flotta che sta operando vicino ai suoi confini. Beh, direi che ci goderemo questo più 3 di arresto allora. Perché sì, l'Austria-Ungheria ci dichiara guerra. Vediamo come sono le relazioni internazionali con la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria nei nostri confronti. Abbiamo l'impero britannico che ci gradisce. La Francia ci piace. Cioè, piaciamo alla Francia.
La Germania no, la Germania appoggia l'Austria-Ungheria, gli Stati Uniti ci appoggiano, l'impero russo ci appoggia, il Giappone ci appoggia, la Spagna ci appoggia, l'impero cinese no. Quindi lo schieramento che si preannuncia, almeno a questo livello del gioco, 1895, vede Austria-Ungheria, Germania e Giappone insieme con tutto il resto delle nazioni un po' schierate dalla nostra parte. Ok? Bene, signori, siamo in guerra con l'Austria-Ungheria. Non so bene ancora quanto tempo avrà preso questo video una volta che l'avrò editato. Dal fatto che la mia voce è cambiata durante questo video, potete dedurre che in realtà per registrarlo ci sono voluti diversi giorni. Spero che il video in realtà sia contenuto in un numero decente di minuti. Quello che posso dirvi è che l'Austria-Ungheria che guerreggia contro l'Italia la vediamo nel prossimo episodio. E vi ringrazio della compagnia, spero che appunto questo video non sia stato troppo noioso. Le cose interessanti succederanno probabilmente nel prossimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se pensate che andare contro l'Austria-Ungheria fin dall'inizio sia stata una buona scelta o se non fosse stato magari meglio scegliere una strada diversa. E soprattutto speriamo che i miei cruiser pesanti, che sono più delle chiatte piuttosto che dei cruiser, possano reggere all'impatto delle navi austriache. Ma questo lo scopriamo nella prossima puntata. Signori, grazie a tutti. E ancora, ciao!